Buon pomeriggio ragazze, oggi un video particolare, un video tutorial sulla realizzazione di questa ghirlanda autunnale. Questa è una ghirlanda che io tengo normalmente sul tavolino nel portico, al cui centro colloco sempre una candela che durante il periodo estivo si è seccata. Volevo rinverdire e rinfrescare con questi fiori che ho trovato durante le mie passeggiate, le mie camminate nel bosco. Il materiale occorrente, come vedete, è scarsissimo. Una pistola con colla a caldo, uno spago da cucina e questo uccellino in legno che vedremo se aggiungere o meno a questa ghirlanda. Ora cerco di eliminare tutte le parti secche, foglie, fiori che si sono seccati. La base è comunque sempre stata fatta da me, sono i resti delle viti nel periodo in cui si potano, le intreccio e mi rimane questa base che poi rinnovo ogni tanto nei vari cambi di stagione. E vedete, basta eliminare le foglie, togliere le bacche che si sono seccate, le pigne, lo stesso questo mazzolino di bastoncini che avevo agglomerato insieme con una fascetta, questo altro fiocco che ho fatto con della raffia, insomma, porto via tutto quello che di secco vedo e posso iniziare a selezionare i fiori che voglio inserire. Questo dietro è un gancetto che avevo inserito perché questa ghirlanda mi serve anche da appendere alla porta o comunque sotto al portico, dipende. Va bene sia come centrotavola che come addobbo a qualche parete. Riprendo il mazzolino di stecchetti e lo rifermo con un po' di spago. Potete fare un fiocco o per sigillare il tutto vi potete poi aiutare con un po' di colla a caldo. Queste sono le mie prove per vedere come assemblare il tutto, ma non mi faccio mai uno schema, colgo il momento. Le mie creazioni sono in divenire. Ho raccolto questi fiori bellissimi che non so esattamente che tipo di fiore sia, ma sembrano delle giuggiole, sembrano delle lanterne cinesi, hanno dei petali delicatissimi, li ho trovati raccolti nel bosco e sono meravigliosi. Cerco di creare un po' di movimento nella parte esterna della ghirlanda, vedo se voglio fermarla intorno a questo fiocco di raffia. Io mi aiuto spesso con la colla a caldo, non vi preoccupate se rilascia dei fili perché una volta secchi si possono tranquillamente rimuovere. Unico avvertimento è di stare molto attenti alla colla a caldo perché è ustionante, rischiate di farvi male. Ora inserisco questi rametti di quercia cercando di inserirle tra le viti, tra gli intrecci delle viti. Ecco, questo rametto sono molto belli perché hanno queste ghiande, basta spingere un po' negli intrecci della ghirlanda e questi si fermano. Ora aggiungo delle bacche rosse, sempre raccolte nel bosco, che danno un tocco di colore e riprendono i colori dell'autunno.
inserisco qualche pigna. Queste non sono freschissime, ma insomma fanno ancora la loro figura, possono resistere ancora per un paio di mesi. Sempre stando molto attenti, metto un po' di colla a caldo e pigio. Ecco, vedete il filo che esce dalla punta della pistola. Non ve ne preoccupate perché una volta freddo verrà via. Ora vedo di sistemare al meglio i fiori, dare comunque del movimento. Aggiungo il mazzolino di bastoncini che prima ho fermato con lo spago e in questo caso io sigillo con la colla a caldo, premo proprio per fissare il tutto. Non contenta, riaggiungo un po' di queste bacche rosse. Alcune le infilo negli intrecci della ghirlanda, tanto poi darò di nuovo una spruzzata di colla a caldo per fissare definitivamente il tutto. Non vi preoccupate se vi sembra un po' disordinata all'inizio, però come vedete con la colla poi una volta asciutta riuscirete sicuramente a dare direzione e il giusto movimento. Prendo ora della semplice lacca per capelli e la spruzzo sulla mia composizione. Questo mi permette di lucidare i fiori, di dargli una brillantezza particolare. Vedete che ha cambiato subito aspetto, è molto più luminosa e lucida. E inoltre mi dà la possibilità di creare tipo un film protettivo sulle foglie e sulla composizione. Questo è il risultato finale, come vedete è un modo molto semplice per ottenere un bellissimo centrotavola che si può variare con il variare delle stagioni. Un'ottima idea anche per i fuoriporta poi natalizi, li vedremo più avanti. Si sa, una padrona di casa deve saper curare anche le proprie piante, i propri fiori e gli addobbi floreali in casa. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima.